Siamo rientrati dal centro commerciale Due Mari, con me la dottoressa Notarianni e il dottor Ricciardi, la direzione del centro. Abbiamo in mano i primi due premi, ovvero il quarto e il terzo classificato, per seguire fino alla prima posizione. È stata una bella iniziativa, bravi, complimenti. Grazie, grazie soprattutto alle scuole che hanno aderito, siamo entusiasti dell'iniziativa, della collaborazione avuta e soprattutto bravi ai bambini che hanno risposto a delle domande veramente difficili. Complimenti a tutti, complimenti alle maestre e al corpo docenti, perché si vede che fanno un buon lavoro. Grazie. Bene. Giovanni, si torna anche un po' bambini? Sì, sicuramente si torna bambini, si rivivono i momenti in cui siamo stati tutti sui banchi di scuola. Complimenti, mi associo a quello che ha detto Simona, a tutti i bambini partecipanti e alle maestre che hanno svolto veramente un bellissimo lavoro. Molto bene, allora ringraziamo davvero l'iniziativa del centro commerciale nella figura di questi due signori che avete appena sentito e soprattutto avete visto, e quindi diamo anche un volto. Tante volte non sappiamo chi opera dietro un centro commerciale del genere, se voglio dire, si fa l'applauso, è meritato e sentito. Bravi. E allora ci sono le quattro squadre, sono schierate, attenzione, andremo a conoscere chi è la quarta classificata. Vi ricordo che il premio è un composto per ascoltare il vostro computer con delle casse Bose, quindi quarta classificata, la suspense. Attenzione, scopriamolo. Oh, chi sarà? Arriva. Tempi d'attesa lunghi. Dovrebbe arrivare. È un'attesa notevole. Desiderio del Camaleonte, quarta classificata. Qual è la squadra? Qual è la squadra? Qual è? Eccola lì. Consegniamo il premio ufficialmente per mano del dottor Ricciardi. Giratevi da questa parte, ragazzi, guardate lì, perfetto. Momento di grande felicità e di grande fair play. Posizionatevi, sedetevi, andiamo, silenzio, andiamo velocemente avanti. Rispettiamo i tempi televisivi, ragazzi, silenzio, silenzio. Scopriamo adesso chi sarà il terzo classificato. Terzo classificato, la squadra delle idee. Andate a prendere il premio. Avete vinto anche voi qualcosa di bello, tablet Samsung. Accomodatevi. Foto. Bene. Sono rimaste le due squadre. Attenzione. Signori, potete girarvi da quella parte. Non fosse per altro perché c'è un ex aequo. L'ex aequo. E il vincitore verrà determinato dal pari o dispari. Si potrebbe fare la monetina. Domande, signore, ne abbiamo fatte tante. Se fossero stati adulti, la monetina, però è materialistico e brutto. Il pari e dispari facevamo bim bum bam quando eravamo piccoli, giusto? Ok. Chi sono i capitani? Silenzio, indietreggiate voi, indietreggiate.
La squadra del? Piccolo Principe. The Six Friends. Spostatevi davanti, spostatevi. Spostatevi, spostatevi, spostatevi. Ok, l'entusiasmo è forte ma non sentono. Attenzione. Ferma, attenzione. L'inquadratura è qui. Mani in vista, mettete i pugni chiusi. Sognavo questo momento da anni. Pari o dispari? Dispari, pari. Signori, 3, 2, 1, 4 e 5. Tu hai detto? Questo è pari. Lei ha detto? Lei ha messo 5. The winner is vince la squadra The Six Friends. Oh, chi vince? Il Piccolo Principe. E in questa e in questo marasma di allegria mi sono perso anch'io. Vince la squadra del Piccolo Principe. È un momento di confusione generale. Piccolo Bubba, la squadra del Piccolo Principe vince School Quiz TV. Centro Commerciale Due Mari, grazie davvero di cuore. Alla prossima edizione, grazie alla direzione e grazie a voi, anche agli amici, ai genitori, alle scuole e agli insegnanti. Davvero è stata una bella avventura, una bella emozione. Che dire, fate i bravi, studiate sempre. Ciao a tutti!